Le lezioni con Mishan Faneke, aperte al pubblico del festival, nascono dall'idea di far partecipe tutta la città del prezioso momento di incontro e di lavoro avvenuto alcuni mesi fa tra Mishan Faneke e un nutrito gruppo di allievi delle scuole di danza del territorio. Abbiamo chiesto a Misha di concedere questo momento di lezione aperta alla città perché possiate vedere la ricchezza, la bellezza di questo lavoro che Misha fa quando appunto fa le coreografie, crea sulla musica. Da dove nasce l'idea di fare una lezione di danza pubblica? Ma guarda, questo viene dalla parte di Angelo Nicastro, che è il mio amico e direttore del Festival di Ravenna, che un giorno mi ha chiesto così, ma sarebbe comunque carino, sì, con i ragazzi giovani di Ravenna e dintorni, così si poteva fare una classe. E io sinceramente ero molto entusiasta di questo fatto qua, perché sono anni che io partecipo al Festival di Ravenna e quindi mi diceva è un'opportunità, qualcosa di carino, insomma. Quando l'abbiamo fatto è nato un'intesa tra di noi e qualcosa è andato oltre a, diciamo, un fattore così di tecnica, di impostazione, eccetera. Si trattava di un rapporto dell'anima, penso, perché avevo scelto anche delle musiche, avevo chiesto, dice, beh, portami qualcosa che, dove c'è Bach, evidentemente, eccetera. E da lì sono stato affascinato e quindi mi ha riproposto di fare questa cosa anche davanti al pubblico, delle persone che sono o amici o genitori, eccetera, così che possano seguire questa cosa che è successo tra di noi, questo incontro che ho avuto la fortuna di avere con i giovani che saranno il futuro. E spero che sia come dire, un percorso che possa continuare, perché è importante, spero, per loro, comunque lo è per me. Stop. Lei mi ha detto che ha cominciato la danza quando aveva 3 anni, quindi sbrigati, vai, uno, e...